Tutto grazie per questa relazione e grazie anche agli altri organizzatori di questa importante rotonda, ma insomma cercheremo un po' di seguire anche gli sviluppi. Io dirò solo alcune battute sul tema dell'economia dei dati, del valore dei dati, che diciamo sono un po' sullo sfondo e che fanno parte un pochino del dibattito a livello internazionale, un dibattito che ovviamente è molto aperto, non si è concluso, noi lo seguiremo un po' anche in relazione alla nostra indagine conoscitiva congiunta che stiamo facendo con l'autorità antitrust e l'autorità della privacy in Italia, per cui abbiamo deciso di mettere insieme le diverse autorità per parlarci e soprattutto per evitare di tirar fuori dei suggerimenti di policy settoriali, quindi la privacy senza che considerare elementi magari di concorrenza antitrust, il regolatore senza considerare elementi antitrust e di privacy e così via. Questo perché indubbiamente questa tematica è una tematica come altre di trade-off, nel senso che ecco il punto importante che mi piace cogliere nella relazione precedente è il punto delle scelte di policy, del dibattito anche di governance, del non pensare, anche se ovviamente questa autorità, molti diciamo degli operatori che spesso la frequentano, è ovviamente predisposta a incoraggiare il più possibile le forme di innovazione, non avere atteggiamenti pessimisti, ma anzi come dire, a cercare di spingere il più possibile per approfittare delle spinte innovative, nello stesso tempo però porsi il problema della governance. Userei questa parola anziché la parola regolazione, proprio perché dal punto di vista dell'analisi economica la regolazione nasce, vedo Andrea Renda, ma insomma anche Augusto Preti e altri economisti, la regolazione nasce, lo sapete, per rispondere ad un problema economico. Vedo anche Stefano. Significa che, a differenza di come spesso a volte i nostri amici giuristi dipingono il problema, noi dobbiamo sempre chiederci se delle regole che sono state disegnate magari in passato o delle regole che potremmo disegnare in futuro servono a risolvere un certo problema rispetto ad un obiettivo, senza innamorarci delle regole esistenti e senza, lo dico da commissario di un'autorità di regolazione, senza pensare che automaticamente le regole che esistono oggi in settori tradizionali debbano essere estese semplicemente perché esiste un'autorità che deve regolare. Quindi il tema è fare delle domande e porsi un problema di appunto se esiste un fallimento di mercato e quali sono le finalità che le regole o nuove regole dovrebbero seguire, ovvero la riforma delle regole esistenti. Ora qui dal punto di vista economico è stato accennato, secondo me è importante un po' partire dall'abito mentale che l'analisi economica ha rispetto alla questione dei dati e dell'informazione. L'approccio tradizionale alle forme di mercato assume che in qualche misura esistono tre elementi da analizzare: la relazione fra informazione e organizzazione, la relazione fra informazione e mercato e poi in qualche modo anche la relazione fra informazione e concorrenza e innovazione. Allora, il modo banale in cui gli economisti hanno raccontato la cosa è ovviamente che i modelli idealtipici di efficienza sono anche modelli idealtipici di concorrenza. Avete visto, quando avete studiato economia, che insomma, la famosa nozione di concorrenza perfetta, di modello ideale di concorrenza, è una nozione nella quale esiste una cosa chiamata common knowledge, cioè tutti sanno tutti di tutto. Proprio per questo è possibile avere una concorrenza perfetta, perché basta che ci sia qualcuno o dal lato della domanda o dal lato dell'offerta che abbia una disponibilità a pagare il bene un po' di più o un po' di meno, che abbia dei vantaggi di costo eccetera eccetera, che improvvisamente il mercato si muove istantaneamente verso la soluzione ottimale. Diciamo, la metafora della mano invisibile serviva esattamente a questo, cioè a dire esistono nel mercato delle forze che permettono di raggiungere allocazioni, le migliori allocazioni possibili. Ovviamente la tradizione liberale ritiene che questo sia fatto attraverso il mercato e ritiene anche con il contributo di Von Hayek che questo
è reso possibile attraverso il mercato, esattamente perché il mercato riduce i costi di collezione delle informazioni, le famose simmetrie informative. Quindi esiste una relazione molto forte nella teoria economica tra efficienza dei mercati, riduzione dei costi di informazione, ma soprattutto accesso, questo tende ad essere dimenticato, accesso all'informazione da parte di tutti. Cioè non esiste nel modello economico classico di rappresentazione del mercato un'idea di informazione o di riduzione dei costi di informazione tale per cui l'accesso a quelle informazioni è un accesso di tipo esclusivo, anche perché se fosse un accesso di tipo esclusivo evidentemente non ci sarebbe il risultato concorrenziale. Allora, questo è importante per capire una cosa, e cioè che ovviamente un mondo nel quale si riducono i costi di transazione per la raccolta di informazione, e di qui lo sviluppo della sharing economy e così via, è anche un mondo nel quale dovremmo aspettarci un effetto sulla organizzazione delle imprese e della società, cioè i minori costi di accesso all'informazione dovrebbero anche ridurre la dimensione verticale delle imprese, che è l'altro tema importante che la teoria economica ha raggiunto, cioè dovremmo aspettarci che man mano che la informazione è diffusa, accessibile a tutti, in qualche modo c'è minore esigenza da parte delle imprese di integrarsi verticalmente. Perché? Perché le imprese tendono, secondo la spiegazione dell'economia istituzionalista, da Coase, Roman Coase in poi, le economie tendono, gli economisti hanno sempre evidenziato questo, le economie, ma anche le imprese, tendono ad integrarsi fra di loro quando diventa troppo costoso rivolgersi al mercato. Esempio banale è se io ogni volta che devo trovare il prezzo di un input ho bisogno di sostenere costi informativi troppo elevati, allora conviene che quell'attività, anziché andarla a cercare sul mercato, la faccio internamente. Quindi la riduzione dei costi di transazione anche informativi è quella che ha giustificato in molti casi internalizzazione all'interno dell'organizzazione di transazioni alternativamente disponibili sul mercato. Questo, se ci pensate bene, con la sharing economy avviene, quindi a proposito di valore del dato e valore dell'informazione, cioè avviene la circostanza per la quale al ridursi dei costi di informazione dati dalla digitalizzazione si riduce anche la dimensione verticale delle imprese, emergono nuove forme di disintermediazione e anche operatori più piccoli. Il punto però vero che è stato un po' evidenziato è che la questione che abbiamo esattamente davanti oggi è quella di capire se il concetto di disponibilità di informazione, riduzione dei costi di transazione, deve essere relativo soltanto al discorso big data o anche al discorso open data. Un tema che riporta ad un'altra relazione, cioè quella del bene informazione rispetto al concetto di bene di proprietà. Il bene di informazione, lo dicevo prima, per gli economisti, perché è common knowledge? Perché l'informazione è un bene molto particolare, una volta che viene prodotto costa zero riprodurlo. C'è una battuta che faceva De Cecco, Marcello De Cecco, che diceva se ti dico una cosa poi io non la so più, no? Quindi non ti dico nulla. In realtà non è così per il bene informazione: se dico una cosa la condivido, la persona che la riceve come informazione l'ha ricevuta a costo zero. Questa particolarità del bene informazione, cioè quello di essere non escludibile nei confronti degli altri, oltre a generare la creazione di particolari diritti di proprietà nella forma della proprietà intellettuale, è anche tuttavia il tema che pone la questione di capire se l'efficienza della società basata sullo sviluppo di big data deve essere una società che deve procedere verso una dimensione proprietaria o se deve procedere verso una dimensione di accesso condiviso. Questo è il punto fondamentale su cui si sta in qualche modo dibattendo. Ora, qual è l'elemento, diciamo così, abbastanza dirompente? È che, come è stato evidenziato, molte delle famose informazioni che vanno a contribuire ai big data non fanno parte di uno scambio esplicito di mercato, ma sono, gli economisti userebbero questa parola, sono delle esternalità, cioè sono delle conseguenze collaterali ad uno scambio implicito che non necessariamente ha avuto un prezzo di scambio. Ora, l'autorità ha svolto, questa autorità ha svolto e lo pubblicherà come elemento della propria
contributo ad un primo pezzetto, diciamo, di questo lavoro congiunto che stiamo facendo con l'antitrust, abbiamo fatto una piccola analisi, i nostri uffici hanno fatto una piccola analisi econometrica sulla relazione tra prezzo, cercando di misurare la relazione fra il prezzo implicito a pagare per una certa app, per esempio, e il costo opportunità di rivelare informazioni sulla propria situazione personale di privacy, evidenziando una chiara, non necessariamente cara, collinearità e correlazione fra ovviamente il numero di protezioni che chiedo rispetto all'accessibilità dell'app e il prezzo o lo sconto che sono disposto a pagare. Per cui quanto più alto il prezzo che sono disposto a pagare, quanto minore è la quantità di dati miei che voglio condividere e viceversa. Quindi diciamo, sebbene il prezzo della privacy sia implicito, esiste sul mercato ed è facilmente misurabile. Ora qua ci sono due questioni che si pongono. La prima, di cui si è anche occupato recentemente Augusto Preta, è quella di capire se i beni informazioni esistenti che riguardano la libertà di ciascuno di noi di navigare costituiscono dei diritti di proprietà che possono generare un vantaggio competitivo sul mercato, ovvero se invece sono dati che possono essere riprodotti e riorganizzati in qualche modo all'infinito. Questo attiene alla parte accesso al diritto di proprietà del dato rispetto alla concorrenza che si può manifestare in tutta una serie di mercati collegati. Poi ci sono altri aspetti che appartengono più alla sfera, diciamo così, etica e dei diritti individuali dei cittadini, per esempio l'esempio che è stato fatto prima sul fatto che qualcuno che ha avuto i miei dati li sta utilizzando, ovviamente senza il mio consenso, ma questo c'è un altro aspetto, il problema è che li sta utilizzando non soltanto senza il mio consenso, ma per delle finalità rispetto alle quali io posso essere, o altri possiamo essere, discriminati sul mercato, perché i dati sono utilizzati per esempio per stipulare o meno un'assicurazione, oppure possono essere dati che possono essere utilizzati per stabilire se io devo essere assunto, se deve essere assunto un'altra persona, eccetera, eccetera. Quindi c'è un tema che va al di là della privacy, ma è un tema che riguarda altri aspetti, appunto, dei diritti individuali. Tornando alla questione della relazione sulla proprietà e sul mercato, qui la questione che è un po' aperta è proprio quella relativa a cosa fare, diciamo, di questa questione. Ora io sempre dico, quando parliamo di queste cose, che il paradosso della generazione dei dati attraverso la rete, quindi della digitalizzazione, pone oggi un tema inedito rispetto alle classiche relazioni che conosciamo dal Novecento tra la libertà e la proprietà, nel senso che se nell'approccio, diciamo, capitalistico, libertà e proprietà privata andavano assieme, in quello, diciamo, della pianificazione, libertà e eliminazione, superamento della proprietà privata andavano anche assieme. Oggi siamo in un mondo in cui la nostra libertà di navigare genera dati e informazioni la cui proprietà non appartiene a noi. Allora qui c'è una biforcazione, cioè il mondo in cui il big data è open data, il che significa che siamo in un contratto sociale nel quale tutti possono accedere a tutto, con tutti i pro e tutti i contro. Oppure c'è un altro caso in cui invece il big data, ma anche lo small data, non è proprietario, non è aperto, e allora lì però ci sono altri due elementi di proprietà: non è aperto perché la proprietà è di chi lo genera, o non è aperto perché chi lo genera non sa neanche di avere la proprietà e l'ha preso qualcun altro che in cambio ci ha offerto l'illusione di un free access, nel senso di accesso libero e gratuito alle piattaforme. Allora, questo è il tema del quale bisogna dibattere, e sinceramente però gli economisti si fermano qua, nel senso che ancora oggi la questione dell'impatto in termini di welfare, in termini di benessere, in termini di efficienza resta aperta. Perché resta aperta? Resta aperta perché gli economisti hanno una struttura logica di pensare al valore dell'efficienza che è tale per cui, tu una volta hai citato Hölderlin, ha detto là dove è il pericolo cresce anche ciò che salva, perché il tema che noi abbiamo oggi con le piattaforme è che è esattamente ciò che le rende efficienti
è esattamente lo stesso meccanismo che crea della dominanza, è esattamente lo stesso meccanismo che permette di massimizzare potenzialmente il nostro benessere come individui, ma è anche il meccanismo che può ridurre la concorrenza. Faccio un esempio per tutti: se siamo in una collegati ad una piattaforma che ci dice esattamente, ci fa delle proposte di acquisto in base alla nostra profilatura, ci dice quali cibi mangiare o meno in relazione alla nostra situazione sanitaria, ci dice cosa fanno i nostri amici, eccetera, 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 ci suggerisce nuove occasioni basate sulle nostre preferenze rivelate nel passato. Beh, questo significa che noi con la piattaforma non abbiamo più un rapporto di mercato, cioè la piattaforma diventa il gatekeeper rispetto a tutta una serie di scambi. Una volta noi andavamo in tanti posti diversi, in tanti mercati diversi per acquistare cose diverse, a questo punto abbiamo un grosso intermediario che lavora per noi. Qual è il problema? Che dal punto di vista della concorrenza, più è efficiente questo gatekeeper nel rispondere alle nostre domande, più si alza il costo di un concorrente di entrare se non ha accesso a tutte le informazioni della profilatura. Quindi c'è questo paradosso che all'aumentare dell'efficienza si riduce la concorrenza, che è esattamente il contrario dal punto in cui siamo partiti e in cui sono partiti gli economisti, in cui invece la relazione fra maggiore efficienza e accesso all'informazione e common knowledge andavano di pari passo. E allora qui il problema è che introdurre un po' più di concorrenza, introdurre un po' più di limiti, dobbiamo essere consapevoli che riduce un po' l'efficienza per l'utente, perché significa che possono venire meno gli incentivi da parte di chi raccoglie queste informazioni di essere così competitivi e così favorevoli alle nostre offerte. D'altra parte l'economia si è sempre basata su preferenze esogene, cioè prima ci sono le nostre preferenze e poi arrivano quelli che ci offrono opportunità di mercato. Con questo nuovo meccanismo, diciamo, della piattaforma, della profilatura, arriviamo ad un momento in cui in realtà è la profilatura e l'algoritmo che ci dice che cos'è che noi preferiamo, quindi le preferenze sono anche endogene rispetto alla struttura dei dati. Allora, vado a concludere, gli elementi che noi abbiamo di fronte, su cui dobbiamo in qualche modo decidere, non decidere qualcosa, ma decidere di parlare innanzitutto e di impostare il dibattito, è la relazione rispetto alla definizione della proprietà del dato, della sua portabilità, dell'interoperabilità delle banche dati che contengono dati del passato, la possibilità di trasformare questi diritti di proprietà in quelli che la letteratura di Law Economics negli Stati Uniti chiama liability rules, cioè diritti rispetto ai quali io non ho il potere, per esempio, di bloccare l'accesso, ma ho il diritto di avere una quota dello sfruttamento economico delle stesse, per esempio. Questa può essere una questione che è emersa nel dibattito. E anche capire se qual è il modello di innovazione che ho presente. È una concorrenza che deve avvenire soltanto tra le grandi piattaforme, quindi in qualche modo abbiamo dimenticato, i vecchi mercati sono superati e quindi il regolatore deve occuparsi solo della concorrenza delle grandi piattaforme, anche se operano in contesti limitrofi, o invece al contrario dobbiamo preservare anche un'innovazione entrata sul mercato da parte di piccoli soggetti che sono molto innovativi in singoli pezzettini, ma che non hanno la dimensione per contrastare, e che però hanno bisogno magari dell'accesso a big data, a small data, comunque hanno diritto di avere accesso a quella porzione di dati che crea un vantaggio competitivo per entrare sul mercato. E poi ci sono tutte le altre questioni dei dati open, che però bisogna capire sono open per quale fine, sono open per finalità pubbliche, quindi per migliorare il welfare eccetera, sono open perché permettono per esempio alla banca, all'assicurazione eccetera, cioè una serie di altri operatori, di altri servizi, di misurare il singolo soggetto. Allora a questo punto, diciamo, la questione con cui io vorrei concludere, che è un po' una questione aperta, è: sono chiari gli elementi di efficienza se pensiamo al mercato rispetto alle questioni del dibattito, cioè accesso ai dati, se i dati sono un elemento di vantaggio competitivo, che tipo di diritti di proprietà vanno definiti, qual è il livello di portabilità e così via. È un dibattito che c'è anche nella letteratura recente, diciamo, non ci sono soluzioni emerse chiare. E poi invece c'è una questione un po' più profonda, più filosofica, sulla quale quindi smetto, e cioè che invece
non riguarda tanto gli aspetti più economici, ma gli aspetti un po' più etici, cioè qual è il livello ottimale di schermatura dell'informazione perché una società funzioni? Cioè, siamo sicuri che una società nella quale tutti sanno tutto di tutti è una società migliore? Ci sono delle forme, lasciatemi dire così, di menzogna, che poi in realtà sono di riservatezza, però che però possono essere utili anche ai fini di essere trattati nello stesso modo, ovvero di non essere discriminati sulla base, diciamo così, dei nostri profili sanitari, dei nostri risultati accademici, dei legami familiari, eccetera, eccetera, eccetera. Qui infatti è una questione filosofica della quale per tanti anni abbiamo osservato una bellissima produzione filmografica già da 10-20 anni, che pensavamo essere, diciamo, qualcosa riguardo al futuro, ma invece è un tema che esattamente si pone, perché esistono alcune pubblicazioni, recentemente è stata pubblicata una sull'American Economic Journal, che dimostra come gran parte delle società con le quali è stata fatta una survey di vari settori degli Stati Uniti assumono ormai attraverso non solo LinkedIn, ma anche ovviamente tutto lo studio, la profilazione che viene offerta della vita sui social dei propri dipendenti. E quindi, diciamo, questo, cioè, pone dei problemi complessi di cui non ragioniamo, ma fa parte di quei trade-off in qualche modo di cui parlavamo prima. Quindi, diciamo, c'è una questione che riguarda il mercato, una questione che riguarda la definizione dei mercati collegati, una questione che riguarda i diritti di proprietà, e poi c'è un'altra questione più complessa che riguarda il modo in cui la società ritenga di organizzarsi, e che quindi riguarda la regolazione, ma anche la politica, diciamo così, in senso ampio. Grazie.